Tradizionale visita nelle scuole teramane nel primo giorno di scuola. Sì, da questa sempre un'emozione anche per lei. E vale anche la pena per fare il punto della situazione del patrimonio scolastico della città. Sì, insomma, il primo giorno è sempre emozionante. Ripartono non solo le scuole, ma riparte tutta la città. I tempi della città si riadattano ovviamente alle esigenze dei nostri ragazzi, del nostro futuro, e noi dobbiamo lavorare per metterli in condizione di poter vivere nel modo migliore possibile a loro, le nostre famiglie e ovviamente alle istituzioni scolastiche che ringrazio. Quest'anno peraltro è stato un anno in cui abbiamo avuto un avvio scaglionato nel tempo, alcune scuole ripartiranno mercoledì. Però è una giornata questa di incontro e di saluto alla scuola, alla comunità scolastica e a tutti gli studenti. Quindi più che di contenitori e di strutture, oggi è importante parlare di contenuto. Oggi è importante acquisire tutti consapevolezza piena del ruolo che oggi la scuola più che mai dovrà svolgere, soprattutto in questo tempo. La scuola si trasforma ovviamente e si adatta anche a quello che è il contesto sociale. In questo momento, in questa fase, la scuola rappresenta il presidio fondamentale, lo è sempre stato, ma oggi più che mai, di integrazione, di accoglienza, di solidarietà. È il messaggio che ci lanciano i nostri ragazzi, che più di noi percepiscono l'esigenza dello stare insieme, del rispetto dell'altro, dovrà essere quello da cogliere per trasformare appunto questo momento in un momento veramente di comunità. È un momento complesso, difficile, cui sono alte le tensioni sociali, la conflittualità, anche le nuove criticità sociali che emergono dalla situazione complessiva. La scuola è il primo fondamentale presidio per poter superare questo momento e per lanciare questo messaggio appunto di vicinanza all'altro, di apertura. Io ho parlato di ragazzi che devono essere delle porte solidali e un porto solido per chiunque chiede accoglienza e per tutti coloro che hanno bisogno.